Un saluto a tutti gli amici di androidworld.it. Quello che vedete davanti ai vostri occhi non è uno smartphone che abbiamo già visto in passato, se non fosse per il design, ma è nuovo e parliamo del Sony Xperia XA1 Plus. È sostanzialmente una specie di via di mezzo fra l'XA1 e la versione Ultra. Perché una via di mezzo? Perché è dotato di una batteria da ben 3400 mAh. Come vedete non è infatti sottilissimo, non è infatti leggerissimo. Vediamo se c'è qualche rapida specifica sul peso e sulla dimensione. No. Comunque, le novità sono appunto la batteria, mentre invece il processore è sempre un Helio P20 e sempre con 4 GB di RAM, la batteria 3430 mAh per la precisione, le batterie sempre, le fotocamere sempre 23 e 8 megapixel, la novità è la presenza del lettore di impronte digitali nel tasto di accensione. Per il resto è sostanzialmente molto molto simile rispetto a XA1 e XA1 Ultra che abbiamo già provato. Per questa rapidissima anteprima è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per androidworld.it.